chi è questo? Questo è rigido. Bonjour. 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 Ma dove siamo? Siamo alla plage Bettinis, piccola Nizza. In quale distretto siamo? Gironda, abbiamo appena letto un secondo vabbè, fa. Vabbè, puoi anche correggere. Abbiamo da poco lasciato le Lande e oggi andiamo siamo a vedere... in Nuova in Aquitania. Sì, e oggi andiamo a vedere la duna più alta del mondo. Questo è un parcheggino dove si può stare al massimo 24 ore. Ma cioè, la gente non lo fa? Dai, i personaggi che ci abitano secondo me sono qui da un anno. Però ce l'ha consigliato la gendarmeria perché siamo beccati in un parcheggio abusivo, ci ha detto andate lì che è gratuito e si può fare. Ieri sera siamo arrivati nel campeggio dove andiamo tra poco, ma era full, quindi abbiamo detto ci mettiamo qui e prenotato, una vietta. Ogni giorno ci aspettano e la gendarmeria ci ha mandato lì. Saremo proprio di fronte alla duna. Adesso andiamo alla playa della piccola Nizza e vediamo se si vede la duna, non lo sappiamo ancora. Da qua non l'abbiamo visto. Adesso vediamo. Lì dietro è una famiglia proprio stile film con i bambini nudi. Bellissimi biondi, solo biondi. Sono proprio degli hippie, però quegli hippie che non è che sono, cioè, borderline con la povertà. Queste sono le analisi di Cinzia. Eccoci qua, adesso scendiamo. Qua tutte le spiagge sono sotto il livello. Visto? Il rischio? Ah. Se ti metti sotto a scavare, giustamente. Quello sopra ti seppellisce. No, ti cade il pezzo da alto. Questa è la scuola che prima ha attraversato l'area camper, tutti i bambini. Eccoli qua dove sono. Non c'è neanche vento stamani, eh? È quasi mezzogiorno e si sta bene comunque. Che belli comunque, i tronchi sulla spiaggia. E tu ci devi andare proprio a mezzo. Niente, non si vede la duna più grande d'Europa da qua. Probabilmente gira. La playa qua è bellissima, bellissima. Che bella acqua. Che fai, ti lecchi gli scogli. Sono partiti, sono partiti. Ciao! Fate il bagnetto, Raki? Dura Raki, eh? Così soffice la sabbia che ci vogliono tre passi per farne uno. Dai, dai, Raki, tira per favore, eh? Dai, dai! Oh, oh vai! Via, via, via! Cinzia l'abbiamo persa, sta recuperando, sta dando fondo a tutte le proprie riserve energetiche e va. Vediamo quanto dura. Poco, è durata pochissimo. Noi regolari, col passo regolari, stiamo recuperando. Dai Lucky, lo sprint, dai. Dai tutto quello che hai Lucky, dai. Ci siamo, Lucky ha messo il naso davanti alle ginocchia. È finita, ha mollato. Però le ciabatte ci sono ancora. Bravo Lucky. Ok, siamo rientrati. Il nostro camperello lì sopra. Qua il nostro camper fa quasi bella figura. I polpettini? Uno e due. Uno e qui. Ciao polpettina! Abbiamo chiuso il todo. Abbiamo messo la strada per il nostro camping direttamente sulla duna du Pilat. Ora cerchiamo di non colpire. Ora cerchiamo di non fare altri danni. E ci dirigiamo verso il campeggio. L'ingresso è mezzogiorno, è mezzogiorno e la strada è 5 minuti. La vede? Eccola. Ancora non è lei perché è abbastanza bassa. La satellitare è questa. Siamo arrivati.
Viola. A48, come al solito, le manovre, nonostante l'incidente dell'altro giorno di Cinzia che ha spaccato Toto dietro pure una bici, le fa lei. Vamos! Questo è il nostro giardino. Ok, noi siamo qua dietro, per mettere la corrente ho dovuto lanciare il filo di qua e entrare nel giardino dei signori qua che devono un sacco di birra. Ok, power, diamo il sole proprio negli occhi. Ci siamo accorti che dietro questa siepe c'è un cagnone, infatti quella è la coda di Lucky. Abbiamo una sorpresina per Lucky, no? Adesso gli ha preso un piccolo osso, una gamba di qualcosa. Vieni Lucky, vieni. Guarda, Lucky. Occhio sushi, eh. Madonna mia, Lucky, che cos'è? Un braccio. Allora, laverì, questa è la lavanderia. Qua sono i lavandini per i piatti. E noi abbiamo il lavadora man. Solo 4,50, ma se ti dimentichi il detersivo in camper e non vuoi tornare indietro, devi pagare 7 euro. E noi, secondo te, quanto pagheremo? Adesso torno in camper. E qui c'è il carico e scarico, quindi verremo qui. 30 gradi allora? Sì, perché 60 tanto. Chiuso. Attenzione. Carica l'acqua. Perfetto, e andiamo, ci vediamo tra un'ora. Ciao. Con lo sopralluogo di questa mega duna. Mamma mia, comunque è proprio una roba curiosa, eh. Sa che roba. Qui c'è una passerella. Eccoci qua. Ah, questa è la passerella d'acciaio che dicono essere quella che ha la salita più morbida. E arriva quasi alla fine. Sì. Saranno ancora boh, 20 metri per finire la salita. Ah, oh, è freschissimo. Mamma mia, che storia. Che storia. Qui c'è il viaggiatore più figo che abbiamo trovato in questi 180 e passa giorni. Il trattore della Germania. Velocità di punta 25 all'ora. Non abbiamo capito se è partito 43 giorni fa o 143 giorni fa. Comunque è partito. E oggi qua questo tetto. Ultimo sopralluogo, andiamo a vedere la piscina, perché secondo me questa è la volta buona. Allora, qua c'è quella pequeña. Qui c'è il ristorante e il bar. C'è una calma incredibile. Che calma, eh? Eccola la piscina. Minimal, ma c'è. Non male. Andiamo a liberare i gattini e Lucky, che in camper si morirà di caldo, e poi ci andiamo a vedere la duna più alta d'Europa, magari quando il sole sarà un po' meno caldo. È quasi dietro la duna, è comunque coperto dalle nuvole, quindi potremmo lasciare i ragazzi chiusi in camper. Però abbiamo deciso di giocarci la duna oggi al tramonto e vediamo che spettacolo ci aspetta. E domani vedremo la duna con altri colori. Cinzia è dentro con i ragazzi e io e Lucky ci facciamo una passeggiatina. La pecca di questa location è questa strada. Siamo qua dentro, per passeggiare con Lucky dobbiamo attraversare e venire da quest'altra parte che c'è una ciclabile e un po' di verde, vero Lucky? Il sole sulla duna, eccolo lì, sta per scomparire, ci dobbiamo muovere, siamo un po' in ritardo. Andiamo? Sono gasatissimo. Tu? Che bella che sei. Sto violacea. Dobbiamo arrivare là sopra. Ragazzi, arriviamo. Ok Cinzia. Ahia. Scusa. Ci siamo. Dobbiamo salire. Ci vediamo là sopra? Ho un po' le vertigini. Ciao G! Siamo, mamma mia, le vertigini, un po' oltre la metà. Andiamo. La pendenza è esagerata, siamo inclinatissimi, boh, tutta sabbia qui, ho mollato, sono uscito. Non siamo ancora in alto, ma già da qua. Cinzia, l'arcobaleno!
alla tua sinistra. Fantastico, ragazzi. Cinzia, mamma mia, sono venuta a ridere. Andiamo, dai, ci siamo. Via, continuiamo a strisciare. Allora, ce l'hai fatta? Eh? Sei arrivata qua sopra? Ti scoppia il cuore, ci? Adesso ti faccio un sacco di bellissime foto. Andiamo un po' più avanti. Ci avviciniamo all'oceano. Ma cos'è, l'Amazzonia? Oddio! Madonna mia, dov'è? Ale, aspetta, che ti prendo. Sì, sto cercando di capire dov'è la... Ah, là! E anche la discesa su, perché? Io non scendo più. Ci siamo, ci? Dai, di corsa! No, Ale, Ale, dai, non vai, non Ma fallo di corsa! È più facile! Madre, guarda che no, non ce la faccio. No, ti prego, è troppo semplice. Dai, dai, di corsa. Brava, passi lunghi, passi lunghi. Oddio, sto cadendo. Dai, dai, dai. Eccola che arriva pure Cinzia. Op, 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 op. Figo, in discesa. Allora, è una delle cose più belle che abbiamo visto finora. Magnifica, chapeau.